Parte ufficialmente domani l'avventura del nuovo Manfredonia firmato Vadacca in Coppa Italia. I biancocelesti affronteranno sul neutro di Capriati al Volturno la matricola Torrecuso, compagine campana che nel turno preliminare ha sorprendentemente eliminato la più quotata arzanese, calcio d'inizio alle ore 16. Il Manfredonia è ancora un cantiere aperto, Vadacca è alle prese con un manipolo di giovani, alcuni dei quali, come la punta Simonetti, arrivata dalla Nocerina, molto promettenti. Quel che serve è un buon portiere e un paio di elementi di categoria in difesa, reparto che nei test d'agosto ha lasciato un po' a desiderare. Di tutto questo ne sono consapevoli sia il direttore sportivo Elio Di Toro che il presidente Antonio Sdanga, che con il direttore generale Ciccio Nardacchione sono impegnati a trovare alcuni giocatori anche di categoria per accontentare il tecnico Massimiliano Vadacca.